Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Primal Skies. Allora ragazzi, io rispetto all'ultima volta non sono andato un granché avanti, ho soltanto farmato un po' di risorse per poter procedere insieme a voi quest'oggi. L'altra volta ci eravamo lasciati che stavamo cercando di fare l'elmetto e l'attrezzatura per respirare nello spazio, quindi l'oxygen mask e l'oxygen gear. Andiamo subito a vedere se adesso effettivamente possiamo farli. Ci serviva, se ricordo bene, un Iron Helmet. Eccolo qua. Ah, ok, si fa in un modo diverso. Questi come si facevano? Ok, forse ne abbiamo di queste risorse, ragazzi, quindi forse risparmiamo anche un pochino di ferro. Ok, no, non è vero. Non abbiamo assolutamente niente, però Iron Strand li abbiamo. Devo soltanto prendere il Gallagher, ok, per farci questi cosini qui. Quindi questi li abbiamo già risolti. Come si facevano invece questi fogli? Ah, ok, con le armature in questo modo, in alternativa. Ecco, questi fogli. Ah, ok, questi fogli si facevano semplicemente invece con il Gallagher. Ok, quindi possiamo farli in realtà. Quindi vediamo di prendere il nostro Gallagher, Iron Gallagher. Ok, dovrebbe andare bene questo. I nostri lingotti di ferro li abbiamo, sì, ce ne servivano tre di quelle plate, quindi le facciamo subito. Mamma mia, già stiamo consumando troppo ferro per i miei gusti. Però forse ne risparmiamo in realtà rispetto a fare l'elmetto tradizionale di Minecraft. E poi ci serviva l'elmetto di pelle, quindi andiamo a vedere subito come si faceva anche quello. Ok, con la pelle e con qualsiasi tipo di queste stringhe. Ok, la pelle non è un problema. Vediamo un po', queste sono le stringhe che voleva? No, allora mi sa che vuole quelle più complesse, che se ricordo bene si facevano semplicemente combinando tre di queste. Esatto. Ok, quindi ce ne facciamo due e dovremmo essere pronti, ragazzi. Allora, queste le leviamo. Ok. Non gli piacciono queste stringhe. Allora torniamo un attimino a vedere il nostro elmetto. Forse quelle stringhe non gli piacevano. 2 hours later. Ok, ragazzi, ho capito cos'è che non stava funzionando. Semplicemente io non avevo bisogno di queste cinerie twine. Io ho bisogno dello step successivo a questo, che si fa sempre in questo modo qua, vero? Ok, ci dà i silk cordage, ma vanno bene anche loro, non è un problema quello. E adesso dovremmo avere tutto. Oh mamma mia, mi stavo confondendo tantissimo. Si assomigliano tutte queste maledette corde. Ok, abbiamo il nostro elmetto di pelle. E adesso che abbiamo l'elmetto di pelle, dovremmo poterci fare anche quello di ferro. Dico bene? Oh, meraviglioso. E così dovremmo finalmente avere tutto il necessario per fare la nostra maschera dell'ossigeno. Ah, ok, no, ho finito il glass panel. Va bene, non è un problema, tanto di glass dovrei averne. Esatto. Quindi ci facciamo un po' di glass panel, li buttiamo dentro e torniamo a farci la nostra maschera. Voilà, e questa ce l'abbiamo. Ora, per quanto riguarda invece il gear, l'altra volta eravamo rimasti fermi perché ci mancava un po' di plate di ferro, se ricordo bene. Fatemi andare a controllare. Esatto, noi non potevamo fare questo concentrator perché ci mancavano 4 compressed steel. Le compressed steel, vi ricordo, si fanno con quelle di ferro più il coal. E quindi vediamo un po'. Adesso io il ferro ce l'ho, mi auguro che sia sufficiente. Sì, dovrebbe essere più che sufficiente. Voilà, ci facciamo 4 plate a questo punto, 4 compressed di iron e poi le trasformiamo in quelle di steel. Allora, in realtà spero di avere del coal dentro la. Ah, giusto due, guarda. Va giusto bene, ragazzi, perché lo finiremo tutto. Ho farmato un po' di risorse, ma a quanto pare non sono sufficienti. E il guaio è che il mio mana è abbastanza scarso. Qui mi sa che abbiamo finito. Eh sì, abbiamo finito la pietra. Ok, c'è dell'altro coal qua. Ottimo, quindi non siamo completamente a secco. Andiamo a vedere intanto se ha fatto le plate. Perfetto. E quindi adesso non vorrei dirlo troppo in fretta. Ho tutto il necessario. No, non vedo il tin canister. Ok, sono qua dentro. Perfetto. Quindi adesso sì, dovremmo avere tutto il necessario. Vediamo un po' concentrator. Me lo fai? Sì, perfetto. Lo buttiamo dentro. E adesso con questo dovremmo poterci fare il nostro gear. Oh, meraviglioso! Ci dovrebbe dare buona la quest. Fantastico. Quindi andiamo a vedere se possiamo andare avanti o se dobbiamo per forza fare anche quella del gas. Eh sì, dovremmo fare per forza anche quella del gas. Però
Ma vedo che ci ha sbloccato intanto anche quest'altra. Che ci chiede di fare l'Oxygen Collector, l'Oxygen Compressor e una Light Oxygen Tank. Giustamente, senza le tank non ci andiamo nello spazio. Va bene, andiamo subito a vedere quindi come si fanno questi altri componenti, perché ormai la Galacticraft la conosco, ma è un po' che non la uso, quindi non so, non mi ricordo più i crafting e non so se sono cambiati nel mentre. Allora, l'Oxygen Collector vuole di nuovo una marea di queste cose. L'Oxygen Compressor invece si fa in questo modo qui. Vuole comunque sempre un concentrator, accidenti. Quindi dovrò farmare davvero un sacco, ragazzi. Vediamo un po' se c'è qualcosa qua della Galacticraft che ci può aiutare a incrementare le nostre risorse. Temo di no, però. Ah, pannelli solari, non li avevo mica visti. Questa, ragazzi, potrebbe essere una svolta, perché almeno per quanto riguarda l'energia non mi ricordo quanto producevano sinceramente, però quasi quasi, se posso farli. Allora, questi si facevano così, che si facevano cosa, e questi vanno fatti in questo modo. Oddio, un crafting così ce n'è da 9 sono 9 sono un pannello solare, quindi potremmo farli. Devo certamente fare un altro paio di plate di steel. Questo che cos'è? Ah, è uno steel pool, quindi sono altre 3, quindi 7 di queste. Ce ne darebbe 2 però, quindi... ragazzi, sapete che c'è? Mi sa che oggi mi darò alla produzione dei pannelli solari. Almeno di uno, così vediamo un po' quanta energia produce e di conseguenza decidiamo come proseguire. Quello avanzato invece... quello avanzato si fa... Speravo si facesse a partire dal basic, invece a quanto vedo non è possibile, quindi devo scegliere prima quale dei due fare. L'unica differenza è l'advanced wafer, ma non è un problema, e questi heavy aluminium wire che sembrerebbero abbastanza facili da fare. Anche in questo caso però ci vuole un po' di alluminio e non so sinceramente quanto ne ho ancora disponibile. Però ragazzi, cambio di programma. Oddio ragazzi, ho appena visto una cosa... Questo perché lo noto soltanto adesso? Perché vedo questo affare qui? Questo non dovrebbe essere qui. Ma è sempre stato girato così? Sono io che l'ho girato per sbaglio? Sono io che sono scemo? Non ci credo, ragazzi. Capite cosa sto vedendo? Cioè... Scusate, voglio fare solo una piccola prova. Meno male che l'ho controllato 50.000 volte sto cavolo di blocco. Eh sì, cazzo. Tutto il tempo che ci ho perso. Vabbè, voi non avete idea, però... Allora, si metterà così. Fatemi dare un'occhiata al libretto a questo punto. Dov'era già nelle strutture? Nel tire 3, il leaking watt. Di qua non si capisce. Purtroppo queste immagini non sono orientabili. Vabbè, l'unica cosa è vedere se adesso funziona. Se funziona, ragazzi... Sono stato un cretino completo, eh? Ok, non sembra funzionare comunque, quindi forse devo girarlo nell'altro... aspettate, ci sono questi cavetti rossi che mi possono aiutare. Ok, sì, è al contrario. Ma ragazzi, non ci posso credere, ma... Cioè, tutti i test che ho fatto, le cose che ho controllato, le palette che avevo dimenticato, tutto quanto, e poi alla fine c'era questo girato al contrario, ma scherziamo? Eh sì, guardate che adesso sta funzionando. Le pale girano. E anche qualcos'altro sta girando. Non voglio essere volgare, ragazzi, però porco Giuda. Oh, funziona. Funziona e sta consumando tutto quello che gli avevo lasciato dentro. Eh sì, allora aspettate, va, facciamo così. Questo per ora lo togliamo. Non voglio consumare tutte le risorse. Da quello che vedo l'acqua viene consumata in gran quantità. Per fortuna invece i nostri acidi sono abbastanza integri, quindi si riesce a processare un bel po' di risorse con questo macchinario. Oh ragazzi, qui intanto abbiamo ottenuto della smithsonite e della gaspeite. Ok, quindi adesso dovremmo trattare questi nuovi materiali per ottenere qualcosa di un po' più utilizzabile. E qua dentro c'è finito il nostro waste, dico bene? Non ci posso credere, ragazzi, ma cioè,
Vabbè, senza parole. Comunque, visto che avevo detto che oggi avremmo fatto i pannelli solari, andiamo avanti con quell'ipotesi e poi io con calma mi metterò a guardare un pochino meglio questo macchinario maledetto del leaking watt. Allora, dicevamo, quello che ci serve innanzitutto sono le celle fotovoltaiche che si fanno partendo quindi... Ah, ce l'ho qua, guarda. Guarda, il silicone lo possiamo già mettere dentro. Ok, il crafting è partito, quindi iniziamo a fare qualcosa per risolvere il problema energetico. Qui abbiamo finito intanto la produzione di questi, andiamo a vedere. Ok, non ho più aluminium wire, quindi devo farli. Mi servirà anche la lana, da quello che posso vedere. Davvero? Non ne ho più. A questo punto fatemi andare a dare un'occhiata se per caso sulla nostra isoletta laggiù sono spawnate delle pecore. Già ne vedo due, anzi tre, magnifico. Se ci danno la loro lana siamo quasi a posto, ragazzi. Ok, grazie. Grazie mille anche a te. Ok, io vado avanti ad ammazzare pecore, ragazzi, così ci facciamo i nostri... Aia! No! Un creeper! Ma chi l'aveva visto? E vabbè, ragazzi, ogni tanto purtroppo capita. Vabbè, non è un problema grave in questo pacchetto, morire non è una tragedia, per fortuna. Certo però che fa girare le scatole. Ok, ragazzi, mi sono fatto i nostri aluminium wire, quindi possiamo andare avanti con i solar panel, finalmente. I solar panel, dicevamo, si facevano in questo modo qua, quindi ne possiamo fare... Ora che ci penso, ne dovrò fare degli altri, quindi non mi basta la lana, accidenti, perché io di lana ne ho soltanto... Oh, mamma mia, devo andare ad ammazzare delle altre pecore, ma prima dovrò aspettare che spawnino. Infatti, ne posso fare soltanto altri due di questi, perché ho già di nuovo finito i cavi. Ok, come non detto, vado a vedere se spawnano delle altre pecore, ragazzi. Anzi, vediamo un attimo, forse abbiamo un modo alternativo per ottenere la lana... Oh, ma è meraviglioso, ci sono i metodi alternativi per ottenere la lana, quindi siamo a posto, ragazzi. Prendiamo un paio di stack e io ho ucciso quelle pecore per niente. Vabbè, pazienza, ormai è fatta. Ok, ci facciamo uno stack di lana bianca, così almeno per un pochino dovremmo essere a posto. Però ecco qua la fregatura, ho finito l'alluminio. Per fortuna ho un pochino di polveri, le ho, quindi devo farmi un blocco di alluminio a questo punto, ragazzi. Allora, leviamo questo, rimettiamo qua l'alluminio, devo sacrificare un po' di questo coal. Per fortuna la temperatura per l'alluminio è abbastanza bassa, quindi mi auguro che con uno, massimo due pezzettini, riusciamo a farci il blocco. Va bene, quindi aspetterò anche qua la produzione dell'alluminio. Anzi, intanto che aspetto che qua si faccia l'alluminio, qua per sicurezza gli metto già un altro pezzo di coal, vado a vedere se riesco a produrre qualcos'altro con il nostro leaking watt. Ok, ragazzi, abbiamo il nostro alluminio. Già che c'ero qua, gli ho messo un po' di polveri di copper, così intanto ci facciamo delle altre risorse. Qui ho messo a creare un pochino di cosine con i nostri gangue. Ho ottenuto dell'axinite e della bentorite. Bisognerà poi capire, questi vanno trattati a loro volta all'interno di un altro sistema, vale a dire dentro il chemical extractor, quindi bisognerà prima di tutto farsi quest'altro macchinario, ma non lo vedremo oggi. Allora, qui intanto, già che ci siamo, gli metto a fare ancora questa. È abbastanza veloce, tra l'altro, come procedimento, e non consuma neanche tantissima energia, in realtà. Ha già finito? Ok, perfetto, abbiamo ottenuto della stannite shard, va benissimo. Ora ci possiamo fare quindi i nostri cavi, ok, e quindi adesso possiamo di nuovo farci i nostri pannellini solari. Ora che ho questi 6 pannellini solari, devo decidere... Ah no, in realtà no, devo ancora fare questo passaggio, quindi mi servivano, meno male che li ho fatti, degli altri cavi di alluminio per farci il full solar panel. Ok, ora con questo full solar panel la questione è solo decidere di che morte morire, nel senso che faccio quello basico, qua mi dice per caso quanta energia produce? No. Oppure quello avanzato. Certamente quello avanzato si aggiusta, cioè segue l'andamento del sole, quindi produce sicuramente di più. Quindi, ragazzi, sapete che c'è quasi quasi, visto che alla fine di fatto mi costano un lingotto di alluminio in più, però quasi quasi facciamoci la versione avanzata, va, che è meglio. Ok, quindi ci andiamo a fare un ripetitore,
Perfetto, e adesso dovremmo avere tutto per poterci fare il nostro Advanced Wafer. Vediamo un po'. Tac, tac. Ah no, giusto, il silicone, ma anche quello l'ho messo già in produzione. Eccolo qua, quindi non dovrebbe essere un problema. E lo buttiamo dentro. Perfetto. Quindi stiamo facendo l'Advanced Wafer. Qui noi possiamo già iniziare magari a fare un paio di queste qua. Sacrifichiamo a questo punto tutto il nostro ferro. Ci fa soltanto 4 plate purtroppo. Quindi mi servirà dell'altro ferro. Ci sto anche lasciando quasi le penne perché i pigmen si sono arrabbiati con me a un certo punto. Il problema è che non ho cibo, quindi stupidamente mi sono completamente dimenticato di prendermi dietro il cibo. Ok, vediamo qua intanto come siamo messi. Allora, qua ci sarà, esatto, il nostro Advanced Wafer, fantastico. Qui abbiamo le 4 plate perfetto fatte e a questo punto con il Coal dovremmo poterci fare un paio di compressed steel. Ho dovuto fargli finire di fare un blocco di rame qua per poter fare un altro blocco di ferro, quindi ho consumato anche un po' di Coal, per quello sono dovuto andare nel Nether, ragazzi. Allora, qui abbiamo 4 di queste compressed steel, ce ne servivano però 7 purtroppo per fare quello che dovevamo e quindi vediamo un po', oddio, dove l'ho messo via il mio ferro o l'ho già consumato tutto? Ah no, l'avevo semplicemente messo via. Mi ero preoccupato, ragazzi. Ok, quindi facciamoci un altro paio, altre 3 di queste compressed iron e poi con queste dovremmo avere finalmente tutto per fare i nostri pannelli solari, o meglio, il nostro pannello solare, perché ne posso fare solo uno per il momento. Ok, ragazzi, ci siamo. L'ultima compressed steel, perfetto. Adesso dovremmo avere tutto, o quasi, per poter finire il nostro pannello. Quindi ci dovevamo fare una cosa di questo tipo, perfetto. E poi mi serviva forse ancora, non l'avevo fatto, il cavo di alluminio, quello foderato di lana. Vediamo un po'. Oddio, ho già di nuovo finito i cavi? Va bene, allora prima di tutto facciamoci di nuovo i cavi di alluminio, li mettiamo dentro. E poi a questo punto ci andiamo a fare quelli foderati. Ok, me ne servivano 2 di questi. Direi che abbiamo tutto, ragazzi. Incrociando le dita, se andiamo a vedere i nostri solar panel, solar panel, solar panel, eccoli qua, quelli avanzati. Tac. Oh, meraviglioso! Quindi finalmente, oddio, adesso è notte, quindi non possiamo vederlo. Direi che vado a dormire un attimo e poi proviamo la potenza del sole, ragazzi. Sono venuto qua sopra il mio mob spawner perché è una zona abbastanza libera, non ci sono cose che interferiscano con il nostro pannello solare. Mamma mia, non me lo ricordavo così grande. Ok, vediamo un po' quanto produce. 37 gigajoule su tick. I gigajoule a cosa corrispondono in RF? Non ne ho la più pallida idea. Però si sta riempiendo abbastanza in fretta. Spero che questa fonte energetica sia sufficiente ad alimentare un po' i nostri macchinari. Io naturalmente questa adesso dovrei collegarla con un flux point in modo da mandare l'energia nel nostro network. Però, ehi, finalmente abbiamo dell'energia che almeno durante il giorno non dobbiamo preoccuparci di alimentare. Va bene, dopo questa avventura, aia, quasi morivo per la caduta ridicola da lì sopra. Comunque, dopo questa avventura per il pannello solare, io per il momento, ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo episodio, dove vedremo se andare avanti con la Galacticraft oppure tornare ad occuparci del Leaking Vat. Ciao ciao!